È morto Pumba, così si chiamava, ma era conosciuto da tutti come Pumino, maialino vietnamita, il più amato dei social network. Era una star vera e propria dei social network, ripeto, aveva un sacco di visualizzazioni, era anche al centro di un libro che si intitolava Pumba, per gli amici Pumino. L'uomo, o meglio, l'animaletto in questione, questo maialino, era stato adottato da Charlie Rama e Anna Baldacco. Pumba purtroppo aveva una malattia di tipo genetico, i due erano consapevoli di questa sua situazione, ma diciamo che speravano che in qualche modo Pumba, o meglio Pumbino, potesse andare a proseguire il suo iter biografico barocchio, ma purtroppo la morte è arrivata proprio in lui. Non ce l'ha fatta, insomma, un maialino meraviglioso, un maialino vietnamita, un maialino di grande bellezza, secondo me, anche su Instagram è stata annunciata la sua dipartita e quindi la sua fine. Questo video, sia ben chiaro, non vuole ledere la privacy dei due padroni, ossia di Charlie cioè di Charlie e di Anna, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo Pumino, o meglio Pumba, si è spento. Un saluto caro a voi. Vicinanza totale e completa ai due proprietari, ai due padroni di Pumba, o meglio Pumino, maialino star del social network. Ciao da Leandro, un narratore di